Oddio, che paura! Me ero dimenticato, ma sono ancora le 2.50, io mi aspettavo una bella... Niente, si comincerà di notte, ragazzi. Partiamo subito con la seconda parte del viaggio di Euro Truck Simulator in questa settimana, perché sono convinto che anche voi, come me, siate curiosissimi di quello che ci aspetta qui davanti. E ragazzi, vi dico, abbiamo metà serbatoio, forse anche una goccia meno. Spero che andrà tutto bene. Se non sapete come siamo finiti qui, guardate lo scorso episodio. Comunque ragazzi, minchia, pure la partenza in salita. Va bene. Allora ragazzi, io direi che in questa tratta bisogna provare a fare... Ma siamo in salita, sì, infatti. Bisogna provare a fare un uso intelligente del gas. Ad esempio con la decima non ce la faccio. Lo pelo e andiamo su senza consumare troppo. Potrei farcela ora con la decima nel verde? Sì. Cerchiamo di non affondare tutto il piede che spreca, diciamo, benzina che viene buttata all'interno ma non scaricata poi a terra. Purtroppo le salite non aiutano a consumare poco. Speriamo che adesso si scenda anche. Guardate che roba, ragazzi. Siamo in mezzo al deserto. Ok, adesso andiamo alti con le marce. A filo di gas. Non c'è nulla intorno. Ma davvero è tutta così? No, ragazzi, non ci arriviamo, eh. Cos'è quel cartello lì? Pericolo di... Boh. Mummie. Aiuto! Ci sta che sia poco frequentata. Intanto ragazzi, ci stiamo per godere l'alba in mezzo al deserto, un'esperienza che non tutti riescono a vivere nelle loro vite. Serbatoio piange a fare sti sforzi. Ma non c'è niente intorno, oh, non c'è niente ragazzi, solamente terrore. Cosa c'è lì? Ditemi che c'è un po' di vita. No, c'è solo un misero cartello. Un misero cartello. Che dice? Fermi. Che dice? C'è un limite di velocità qui. Vietato sorpassare limite dei 100. Eh beh, perché giustamente la visibilità è scarsa, no? Vietato sorpassare. Perché non si vede bene dove vai, capito? È tutto coperto. Almeno mettici in caso di tempeste di sabbia. Sarebbe bello, visto che ci sono i 100, sarebbe bello prendere una multa qui. Tipo che a un certo punto arriva un Tuareg con l'autovelox e ti fa la foto. Ogni volta che guardo il serbatoio mi viene da piangere. Allora saliamo senza sforzare al massimo. La teniamo così a filo di gas nel verde. Se necessario scaliamo pure. Questa è una missione che andrebbe pagata tantissimo. Ehi, 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 vedo cose. Vedo cose. Che cazzo sono? Industrie però. Oddio, arriva un altro camion. Ciao amico, ti voglio bene. Attento, non c'è un cazzo. No, non c'è un cazzo. Vabbè, non è che qui troviamo miracolosamente una pompa di benzina o un pozzo di petrolio direttamente. Ci metto quello, cioè non me ne frega niente. Ah, che belle, queste industrie qua. Cos'è sta roba? Stabilimenti, sì, fabbriche. Qua in mezzo al nullino proprio. Attenzione perché qua la strada, ok. No, semplicemente c'è un guardrail. Guardate che bellini però questi paesini. Cioè, no paesini, ma le costruzioni sono tipiche, belline. In mezzo al deserto. Guardate. Bello. Non andiamo a sbattere. Belle, bellissime. Non ci si può andare, vero? No, sono tutte ai lati della strada. Arrivo, 823 km mancano. Porca troia. Cioè dobbiamo ancora farci un Milano-Napoli in mezzo al deserto praticamente. Con quella benzina io temo, perché non ce n'è altra. E allora ragazzi si va un po' piano, eh. State vedendo. Vado a filo di gas, non ho intenzione di tirare. Qua c'è un po' più di vita. Ma secondo me è l'orario, non è che ci sia un po' più di vita. E adesso è mattina, la gente si muove. Questi qua sono tutti beduini che devono andare a lavorare in quegli stabilimenti che abbiamo visto. Beduini non è una brutta parola, eh. Cioè, nel senso, penso sia una figura tipica. 800 km, non ce la faremo mai con la benzina. Io ci sto provando ad illudermi, ma arriva anche un altro camion qua di fronte. 16 qui, che tanto c'è la discesa che ci aiuta. Bella, Scania. Yum. Era alto, il carico.
Sembrava tipo a due piani. Ciao anche a te, Iveco. Io vedo delle piante. Si possono mettere nel serbatoio? No. Ehi là, ok, una strada un po' più civile adesso. E dai, ditemi che troviamo anche da fare benzina però qua giù, vi prego. Forse sì, c'è un distributore, che culo! C'è un distributore, ragazzi, a 200 metri. No, perché non ci saremmo arrivati a destinazione. 770 chilometri, così, non esiste. Ah, questo forse è il confine con l'Algeria, vedo la bandiera. Fanculo. Qua c'è un amico col man che riposa. Sì. Sì. Vita. Allora, spegni. Ovviamente, ragazzi, ci siamo fatti il pieno perché non sappiamo quante altre stazioni, insomma, quanta altra civiltà incontreremo prima di sto Tiaret. Quindi meglio andare larghi. Ecco, allora, qui che cosa dice? Vabbè, sì, ti dà delle informazioni generali sull'Algeria, che è un pochino più fiorita, non è male. Bella, ragazzi. Una bella strada. Ogni volta questi episodi di Eurotrack vanno sempre a migliorare. Allora, drittissimo, ok. Patna, qui a sinistra. Mamma mia. Cioè, guardate questi dove vivono. In mezzo lì. Sarebbe anche bello andarci a dare un occhio, ma... E poi si vede. Allora, enough to drink a Kala. Quando c'è questo cartello che ti ricorda di avere un po' di roba da bere, vuol dire che arrivano queste strade. Però adesso noi benzina ne abbiamo. L'unica cosa che ci potrebbe preoccupare è l'amico che comincia ad avere del sonno. Comincia ad avere del sonno bello. Non so perché saluto i camionisti, ragazzi, portate pazienza, è abitudine ad andare in moto. Saluto le moto. Mo c'ho il camion, saluto i camion. Oddio! Cazzo, che buche che ci sono qua. Ah, che roba! Oddio! Fermo, volante! Oh no! Ma dai! Che strada di merda! Se passiamo in un'altra cittadina, quasi quasi mi fermerei a dormire. Oddio, che cos'è qua che vola? Cos'era, ragazzi? Un UFO? E che cosa c'è qua davanti? Oh, ma stiamo scherzando? Io c'ho... Tra l'altro, ragazzi, guardate, 600... Mi sono fatto 100 km di fossi e nulla totale. Poi a un certo punto sbuca l'UFO e la città fantasma qua. Ma che è? Scusi, amico. Che cos'è? Tranquillo? Allora, attenzione. Oddio, è una città distrutta veramente. Non ci sto credendo, ragazzi. È una cazzo di città fantasma. Tutti edifici diroccati. Auto, mezze, sommerse dalla sabbia. Aspetta, questo però è vivo. No, non si dorme qua. Ci stanno gli zombie qua dentro. Ma che roba. Mamma mia. Incredibile. Convinto di essere arrivato in una grande città, invece sarà anche stata una grande città una volta, ma è totalmente rasa al suolo. Pensa te, ragazzi, dove ci tocca passare. Mo un altro po' di nulla. Ragazzi, altri 100 km fatti, vedete siamo a 500 dalla meta, comincio a tornare un po' di erba, vedo forse della civiltà all'orizzonte e qua il nostro amico sta morendo di sonno però. Bisognerebbe fermarsi, se c'è la possibilità. Oh, guardate, questa strada diventa un po' tortuosa adesso. Cos'è sta roba? Ma va, una casetta, che bellina. Bella e bella la strada, però uno è pericolosa adesso. È bellissima! Dai, spettacolo, guardate che roba, ma cos'è? Acqua?
Allora, con calma, perché sti tornanti col camion, mamma mia, rischi di fare brutto proprio. Fortuna che abbiamo un rimorchio, come avevo detto l'altra volta, non lunghissimo, quindi diciamo si riesce a tenerlo in corsia. Piano, ragazzi, guarda questo ce l'ha lungo, ad esempio, più del nostro. Lo so, ragazzi, lui ce l'ha più lungo. Che culo, area di sosta, si dorme e... no, vabbè, la benzina no. Sì, lo so, guarda, siamo arrivati, tranquillo. Adesso mettiamo una freccia e facciamo una bella tappa qui. C'è anche più avanti, ma cosa cambia? Niente, vero? Posso stare anche qua. Forse quello davanti era un po' più professional, però chi se ne frega. Sono le 10 di mattina e vabbè, e noi dormiamo. Perfetto, ragazzi, al risveglio sono le 7 di sera, quindi dopo l'alba va a finire che ci riusciamo a godere pure un tramonto con questi scenari molto belli. Burger King, ma dai, dove sta? Mi sa che era l'area di sosta dove si dormiva, quella dopo il distributore, che c'è anche il ristorantino Burger King. Che è qua? Oddio, qualcuno è andato lungo e si è schiantato là di fronte. Guarda come vanno piano qua. No, ragazzi, non fermatevi che io non riparto in prima qua, che purtroppo c'è l'altro camion là davanti con tutta quella legna e dobbiamo stare al suo ritmo. Merda. Settima. Dai. Mamma mia, ragazzi, che fase delicata qua, i salitoni. Se vai troppo piano diventa difficilissimo. Aia, ce n'è un altro. No, ragazzi, aspettate, pigliamo la rincorsa da qua noi. Pazzesco. Dai, che ce l'ho pronto per la coppia. Intanto andate però lì davanti, maledetti. Maledetti. È difficilissimo andare piano in salita, ragazzi. Soprattutto se il camion non è potentissimo come questo, che è il nostro primo camion. Non è proprio un fulmine. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Quando mancano 450 chilometri alla meta. Un altro UFO! Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Sono dischi volanti, non sono aerei questi. Ma che cazzo stiamo facendo? Secondo avvistamento, quindi mo che arriva un'altra città fantasma? Speriamo di no. Stiamo andando un po' forti adesso, a 340 km dalla meta. Occhio che il serbatoio comincia a essere dimezzato. Ecco un po' di strada asfaltata bene. Arriveremo, ragazzi, nella notte, non c'è niente da fare, sono le 21. Questo come si è messo a correre? Io volevo superarlo. Vabbè, mettiamoci qua. Ci sono i 140, possiamo tirare un po' sperando che proprio adesso la benzina non decida di fregarci. Addirittura tre corsie qua diventano. Ma che? La pista ciclabile in mezzo al deserto. Scusi, La stiamo ciucciando bella benzina, Forse alleggerisco un po' il gas. Tanto riusciamo comunque a mantenerci sui 120, credo, sì. Potremmo essere nei pressi di una città. Ecco, no, qua c'è un distributore di benzina. Io la faccio, ragazzi, perché c'ho un po' di paura. Non credo di fare 240 km con questa benzina, soprattutto se magari arrivano delle tratte un po' antipatiche. Io un rabbocco lo farei, eh. Non giochiamo col fuoco, che siamo in brutti posti. Ho rifatto il pieno. Tanto costa poco. E più che altro perché comunque, ragazzi, non è che dobbiamo semplicemente arrivare a destinazione. Questo è il nostro camion, meglio sempre tenerlo. Oh, finalmente vediamo indicazioni per Tiaret, che è la nostra meta. Bella, la pianta in mezzo all'autostrada ci sta, eh. Mamma mia, che spettacolo sto tramonto rosa. Sono le 10 di sera, Ne abbiamo ancora un po', ragazzi, 200 km. Però è stato spettacolare. Adesso penso che il peggio sia passato, Adesso abbiamo tutte strade fatte bene. Però è stato fantastico questo viaggio. Ci hanno preso la rata, non me ne ero accorto. 57,660. Ok, qua forse ci mettiamo in un altro pezzettino più così rudimentale. Siamo a 160 km. Sì, infatti diventa anche una sola corsia. Immagino che ci facciamo un altro po' di deserto duro e crudo. Teniamo un buon passo, che ormai la meta è vicina. La voglia di arrivare c'è.
desiderio di sgranchirsi un po' le gambe. Ultimi 100 chilometri. Passiamo pure questo. E ormai siamo spavaldi. 90 chilometri. Ci siamo, ragazzi. Secondo me la prossima cosa civile che sbuca sulla nostra strada è proprio la nostra città. Che bel viaggio che è stato. Bello lungo, perché erano più di 1000 chilometri. Non so, io a un certo punto ho visto 860. Ok, qui abbiamo, vabbè, benzina e riposo. Ci sono altre costruzioni tipiche. Mi piacciono tantissimo. Mi sarebbe piaciuto approfondire il discorso di quella città fantasma che abbiamo incontrato ieri. Ma poi con gli UFO intorno. Boh, non lo so, ragazzi. Tutto molto misterioso, però bello. Però bello. Allora, sono le 23:14. Il navigatore ci porta un'altra oretta di percorrenza. Quindi praticamente ci siamo. Qua, tra l'altro, c'è un'azienda che offre lavori con anche posto a dormire. Ultimo tratto e poi là si continuerebbe anche. Mamma mia, chissà dove si va a finire. Noi per adesso non lo vogliamo scoprire e vogliamo farci i fatti nostri entrando verso Tiaret. Vabbè, vai, vai, non c'è nessuno, via, dentro. Paurissima, tra l'altro, sto posto, arrivarci così di notte con ste rocce che sembrano tossiche. Mamma mia. Guardate che roba, che scenario. A parte che sembra di stare in Artworld, uguale. Ma poi tremendo, dai, non c'è neanche un baretto, un edificio, niente. Ma se uno si ferma qua con la macchina, no, dico io. Allora, attenzione. Ecco Tiaret, siamo arrivati. Siamo arrivati, ragazzi, che viaggio. Che viaggio assurdo che ci siamo fatti stavolta. E tra l'altro guardate dove si trova questa cittadina. Che non è male, tra l'altro, guardate quanto è bellina. Che è? Ma dai, ma vaffanculo, va. Vengo in Algeria a pigliare le multe. Mi piace tanto com'è locata sta città. Davvero, Davvero bella. Mi piace, sembra tipo in una specie di valle contornata da montagne. E poi, beh, fortunatamente c'è tutto qui volendo. Ok, salve Stokes. Siamo arrivati, beh, con anticipo, perché inizialmente l'arrivo era previsto alle 2 di notte. Ma dove abbiamo potuto, ragazzi... Abbiamo tirato un pochettino. Dai, 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 va bene, va bene. Va bene così, raddrizza. Raddrizza, non troppo. Va bene così. Piano. Mi sa che ce l'abbiamo. Voilà. Ciao, rimorchietto. Mi hai fatto fare veramente un bel viaggio. E tra l'altro, ragazzi, guardate, 89.134, Non è andata male, cioè è stato lungo il viaggio, ma siamo andati comunque... a migliorare. Volevo farvi vedere un attimino che qua è assurdo, perché intanto, vabbè, mi faccio il giro della rotonda per capire tutto quello che c'è in sta città. Ma nel centro qui del paesino c'è un laghetto piccolo, carino, e la gente vive così qua. Qua ci sono delle aziende che, ragazzi, visto che siamo in culo al mondo, probabilmente per non sprecare tempo e soldi ci conviene prendere un lavoro, diciamo, da qua e andare da qualche altra parte. 89.000 vuol dire che se facciamo un altro bel lavoro, compresa la rata che va scalata, ci sarebbe la possibilità forse di pigliare un altro camion la prossima volta. Magari se ci sono dei lavoretti così stupidi qua intorno da due spicci, me li faccio io, così mettiamo da parte due soldi che sicuramente non darebbero vita a un episodio chissà quanto bello. Insomma, ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Io adesso faccio questo perché sono una persona seria. Mi vado a mettere qui in questo bel alberghetto dove ci sono tanti altri amici camion. Guarda, 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 ci infiliamo in mezzo a questi due vicino al Mercedes. E voilà! Parcheggio perfetto! Ciao ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ve ne è parso di questo viaggio, ma secondo me è stato bellissimo. Io ho la sensazione che ogni episodio di Eurotruck sia sempre più bello di quello precedente, e è un bene che sia così, così la serie è sempre più figa. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo viaggio. Un grande abbraccio, ciao!